Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Questo video, ragazzi, lo faccio ogni anno, l'ho fatto anche l'anno scorso. È un augurio di un felice buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie e ovviamente un augurio di un buon felice, di un felice anno nuovo, ok? Allora, vi volevo farvi un'illustrata generale di... Adesso sono una decina di giorni che non faccio più video perché purtroppo gli impegni lavorativi non mi permettono di fare video, ok? Adesso vediamo se ce la faccio prima del nuovo anno a fare qualche altro video. Perché dovrei fare, allora, per quanto riguarda l'appunto, dovrei cambiare la staffa e la coppolina che si trova sotto il pedale della frizione, ok? Quello è un lavoro che, diciamo, è impegnativo per arrivarci, più che altro per fare le riprese. Poi, vabbè, devo cambiare tutti gli ammortizzatori, come già vi ho detto, anteriori e posteriori, tutte e quattro le molle, i tamponi parapolvere, i supporti, ovviamente ho cambiato il tutto. Vabbè, per quanto riguarda il livello motoristico, ragazzi, i tagliandi quelli ve li ho fatti vedere ormai alla grande. Devo fare la distribuzione a 300.000, quello sì, distribuzione, il kit completo della distribuzione più la cinghia dei servizi, ok? Insomma, ci sono una serie di lavori. Una cosa importante per quanto riguarda la Ferrari Mondial, che devo fare il tagliando, al nuovo anno lo faremo subito, ragazzi, ve l'ho detto. Ho quasi reperito tutto il materiale e vi faccio vedere che spettacolo sarà lavorare in una vettura del 1981, ok? Molti di voi mi seguono, la amano. Io, ragazzi, Ferrari ce l'ho nel cuore, eh? È una grande passione. Quella è una cosa che vi dico sempre in ogni mio video. Non faccio che dirvela: non abbandonate mai le vostre passioni, mai le abbandonate, amici. Non le abbandonate mai perché vi aiutano. A me, anche nei momenti di difficoltà, mi hanno sempre aiutato. E poi, cioè, io perché ho le passioni delle vetture, ragazzi. Una persona può avere la passione per la, non lo so, per i computer, una passione per la musica, ognuno ha le sue passioni, ok? Però non vanno mai lasciate, mai abbandonate, ok? Quello vi voglio dire. Poi voglio fare un'illustrata generale per quanto riguarda anche la 147, che la 147, ragazzi, me l'avete chiesta. Allora, la 147, ragazzi, stiamo decidendo, e mia moglie ancora non si sa di preciso. Allora, siccome ho valutato che la macchina la usiamo molto poco, io la prendo proprio raramente, mia moglie ancora meno. E quindi stiamo valutando la cosa di venderla, ok? Quindi non lo so, mia moglie la vorrebbe dare, magari o dare indietro in un concessionario per prendere una macchina magari o sempre usata, proprio piccolina, ok? Quindi dai costi di gestione più bassi, perché usandola poco, perché comunque sia sempre un 1.900, quindi comunque sia la sua manutenzione va fatta. Devo rifare anche lì tutti gli ammortizzatori, anche parte dell'avantreno, c'è da spendere comunque sia, capito? Poi sempre perché... Per quanto riguarda anche le norme antinquinamento che stanno mettendo qui, che sta più mettono nel nostro caro amato paese, perché purtroppo io amo il mio paese, ragazzi, perché come tutti, siamo qui in Italia e amo la mia Italia, come tutti noi che siamo qui. Però certo che io sento anche altri youtuber, altre persone, per esempio in Spagna, cioè è tutta un'altra cosa, ma non è per parlare male dell'Italia, però ragazzi, qui le tasse, cioè, è una cosa che anche l'aria che respiriamo ci fanno pagare tra un po', è una cosa assurda proprio, cioè proprio qualcosa, cioè, non lo so dove andremo a parare. Io l'altro giorno, per farvi un esempio, ho pagato il bollo 190 euro, 186 scusate, e 60, non mi ricordo, cioè una macchina del 2001 di 23 anni, ma vi rendete conto? Cioè, a parte che il bollo secondo me non dovrebbe essere proprio pagato, proprio non dovrebbe esistere. Ma fammi pagare il bollo, fammelo pagare, sono d'accordo con te, ma fammi pagare 50 euro di bollo, 60 euro per una macchina di quell'età. Io nella mia Ferrari Mondial, per esempio, pago ancora 30 euro per una macchina che ha più di 40 anni, cioè, ma dai, insomma, non è possibile, no? È una cosa proprio... È quello, ormai purtroppo siamo andati nel mondo dell'elettronica, dell'evoluzione, perché loro la vettura elettrica è il futuro. Come senti molte persone, l'elettrica, ragazzi, è il futuro, basta, non esiste niente, non esiste altro, ma io quello che mi domando, no? Non voglio parlare delle vetture elettriche, ragazzi, perché io vi posso dire qualche parola, perché per me non... Cioè, una persona come me, che è appassionata di vetture storiche, di motori, di sound, come fa ad appassionarsi da una vettura elettrica? Cioè, come fa? Quello. Poi non voglio parlare delle batterie, delle problematiche, dell'elettronica, perché non è che le vetture elettriche sono esenti da problemi, come dicono tanti, eh. Zero problemi, non hai più problemi, questo lo dicono loro. Intanto te la fanno comprare, poi dopo i problemi... Poi vi ripeto, io non ne parlo tanto perché non ho neanche le competenze,
Quindi la mia è una cosa generale, ragazzi, però comunque sia, io conosco anche persone che ce l'hanno la vettura elettrica e non è che stanno proprio così in braccio a Dio, come si suol dire, che sono esenti da problemi e va tutto bene, quindi lasciamo perdere. Sempre nell'arco dove c'è la garanzia, perché poi quando finisce la garanzia per una vettura elettrica, lì fermatevi, lì sono bastonate, eh. Però vi ripeto, è proprio io quello che dico io, no? Parlo a nome dello Stato italiano, cioè vuoi restringere perché bisogna fare per le norme antinquinamento, bisogna restringere il parco macchine? Sì, per carità, però comunque sia, no? Restringi gli intervalli di revisione, perlomeno gli Euro 3 come la macchina mia, falle circolare, però fai circolare solo le vetture che sono in un certo stato di conservazione, ok? Ad esempio la mia può rientrare in determinati canoni, sta bene, un'altra vettura come la mia che sta in condizioni pessime, che non è manutenzionata ed inquina e fuma, quella non la fai circolare. Cioè non è tu a prescindere, Euro 3 non può circolare, Euro 6 può circolare, no. È quello, non, io quella è una cosa, cioè è un'imposizione, capite? È quella che non mi torna, amici, è un'imposizione. Però non è una lamentela, ripeto, ragazzi, io sono qui in Italia e sto bene perché il mio paese ci sono nato come molti di voi. Però comunque sia, ti rendi conto che in altre parti si sta molto meglio, non si sta come qui, eh. Ovviamente, ragazzi, io parlo personalmente per me, ho la mia famiglia, non mi sognerei mai di andarmene. Però comunque sia, cioè, ci fai caso, le fai queste valutazioni, ok? Cioè io devo prendere in considerazione l'idea di vendermi la mia Punto 188, che non la venderei mai, perché la devo vendere? Poi non solo, a quanto poi la posso vendere? Io ve lo dico tranquillamente, il prezzo è quello, una vettura di 23 anni con 300.000 km, che può stare bene come ti pare, perché la mia può affrontare qualsiasi viaggio, io lo so ragazzi. Certo, si può rompere tutto, perché non è che io sto all'interno del motore, ragazzi, non lo so. Però comunque sia, quanto la puoi vendere? 1000 euro? 1500, ragazzi? 1700? Poi ti devi fermare perché non è che la puoi vendere a 3000 euro, eh? Ma chi te li dà? Cioè, ammesso che te li danno, cioè, non, ma non te li danno perché è inutile. Non è perché la vettura neanche li varrebbe quei soldi, perché per come sta? Perché la mia è manutenzionata, sta bene, io lo so. Però ragazzi, il mercato è quello, non è che poi. Cioè, è quello, capito? È così, è quello il mio rammarico, è così. Per quanto riguarda poi, vabbè, il nuovo anno, vi ripeto, partiremo a fare il tagliando della Ferrari Mondial, ok? E quella è la prima cosa che farò. Ho reperito già quasi tutti i materiali, mi manca solo l'olio, che ne devo prendere 10 litri, Modul 8100 10V60, ragazzi. Quella è la gradazione per tutte le vetture storiche, ragazzi, ok? Io lo metto anche sulla mia Punto, perché il 10-60 poi garantisce un'elevata protezione anche a motore caldo. E quello, sulla Punto ci saranno ancora molti altri video. Ripeto, quella mia, la mia non è che io domani vado a venderla, è una cosa così, eh. Per quanto riguarda la 147, ho parlato perché mia moglie, usandola pochissimo, stiamo valutando l'idea, il fatto di darla via e di farci una vettura magari più economica, ok? Perché usandola poco, ragazzi, è assurdo tenerla perché è sempre un 1.900. Poi, anche se hai la vettura ferma, bisogna sempre manutenzionarla, perché non bisogna fare come fanno tanti ragazzi che dice, vabbè, io la macchina la uso poco, faccio pochi chilometri, ci faccio. Sto sparando i 5.000 km all'anno, gli tagliandi li faccio ogni 2-3 anni, che mi frega? No, perché se tu ogni 2-3 anni vai a fare il tagliando dentro l'olio, anche se la macchina è ferma, ci ritrovi l'acqua, perché l'olio all'interno in coppa, stando fermo, perde le sue proprietà, è quello che non capite. Io, per esempio, nella Ferrari, non capite, ragazzi, non diretto a voi, alcune persone, alcune fasce di persone, io ho anche persone che conosco, anche amici che conosco, che la macchina non la manutenzionano. Per esempio la Fiat Punto MK1, che è di un amico, quella che ho menzionato sul canale, che vi ho fatto vedere che ho fatto il tagliando, ok? Ho cambiato anche le candele e le bobine. Quella macchina io l'ho manutenzionata, ragazzi, quella macchina erano 3 anni che non veniva manutenzionata. È uscito proprio l'olio a blocchi. E quella macchina ancora cammina, ma cammina perché la Punto MK1 è una macchina che dentro ci puoi mettere anche la sabbia all'interno. Ovviamente, certo, dai oggi e dai domani, come si dice, ti molla. Cosa che non puoi fare se tu lo fai su una vettura moderna. Cioè, ciao, capito? Quello. Però c'è questa cosa. Io, per esempio, ho un altro mio amico che ha una vettura utilitaria, una classica Dacia Duster. Non mi ricordo adesso se è la motorizzazione 1000, 3 cilindri, benzina GPL. Gli ho chiesto per curiosità, no? Perché poi è una macchina che è anche abbastanza carina, eh? Non è una macchina utilitaria, è una macchina normale, non è una macchina costosa. È molto carina, l'hanno fatta più carina, per carità anche comoda. Però io ho detto, ma i tagliandi ogni quanto li prevede la casa madre? 30.000 km, ragazzi. Cioè, io proprio so, cioè. Mamma mia, cioè veramente no. Sono rimasto così sconcertato, 30.000 km. Quella macchina a 70.000 km ha fatto due taglianti. Io in 70.000 ne faccio 7 di taglianti, cioè proprio. È una cosa proprio che. Ma tutti, eh. Pochi giorni fa ho risposto a un utente sul canale che mi ha scritto sul. Non mi ricordo riguardo a che video mi ha scritto.
E mi ha scritto che lui possiede un Audi, non mi ricordo se è una D3 o una D4, e la casa madre uguale, 30.000 km tagliante. Addirittura lui ha detto che se vado in casa madre in Audi e gliela porto prima la macchina a 25.000, si fanno storie, non gliela prendono. Cioè, vi rendete conto? Cioè, non si rendono conto. Cioè, loro lo sanno. Ovviamente chi lavora Audi, ho detto così, anche chi lavora in Ferrari, qualsiasi casa che lavora, loro lo sanno, ragazzi, quello che succede allungando i taglianti. Loro lavorano, fanno quello che gli dicono, ovviamente. Cioè, non è che possono, anche io nella mia azienda, ragazzi, lavoro, cioè, non è che posso fare di testa mia. Io sono una guardia giurata. Se il mio capo mi dice devi fare quello, lo faccio. Ovviamente, certo, se mi dice fatti a buttare sotto un ponte, non lo faccio. Però, ovviamente, devo rispettare quello che mi dice la mia azienda. Però, quello che loro non capiscono, cioè, le persone anche che posseggono le macchine, che non si rendono conto che con il passare degli anni, per esempio, questa macchina di questo mio amico è una macchina nuova a 70.000 km. Questa macchina, io sono sicuro. Magari spero che non sia il suo caso, ma dopo i 100.000 km gli darà dei problemi, perché con il passare degli anni poi all'interno del motore i passaggi dell'olio si vanno ad ostruire, perché non cambiando l'olio, anche se gli oli di adesso sono oli spettacolari, ragazzi, non sono gli oli di una volta di 40-50 anni fa, ovviamente, però i passaggi dell'olio comunque si vanno ad ostruire nel fondo, nella coppa, nel pescante, si andrà anche con l'usura del motore a consumarsi un po' il motore, la limatura, la limaia, quella limaia magari se va a succhiarla e la porta all'interno del motore va a finire che fa danni, ok? È così, cioè i filtri del gasolio in alcune macchine che li danno, che si cambiano ogni 50-60.000 km, cioè, ma roba da pazzi, io il filtro del gasolio ogni 10.000 sempre scarico tutto, anche perché poi tante persone ragionano con il fatto che dice vado a risparmiare, ma cosa vuoi risparmiare? Se tu fai un tagliando e cambi magari il filtro dell'olio una volta sì, una volta no, o il filtro del gasolio ogni 50-60.000, ma cosa hai risparmiato? 15-20 euro. Tu metti tutti quanti i filtri nuovi e tagliando ogni 10.000, ok? E vedrai quello, la macchina come ti risponde. Io, ragazzi, la macchina mia, nella mia punto, ho tirato giù la coppa 3 volte, la coppa è immacolata, non ho trovato nulla, ho tolto la coppa, ho tolto la parte dove è posizionato il pescante, ok? L'ho tolta, l'ho pulita nel fondo, perfetta, ragazzi, non ho trovato un minimo di limatura. Spettacolare. Sono pure soddisfazioni, no? Ok. Però, ripeto, noi qui siamo in Italia e dobbiamo sottostare a queste leggi, perché purtroppo quando non si potranno più utilizzare, che facciamo? Andiamo a piedi? Non lo so. Io, ripeto, non è una lamentela, oppure dico, cioè, che dici, ah, dai, stai in Italia e va tutto male. No, per carità, però comunque sia. Ci sono troppe, cioè ci sono poche cose che vanno bene e troppe che ne vanno male. Cioè, quello, io ripeto, io se fossi, cioè, dovrei ragionare per quanto riguarda lo Stato, direi sì, hai una macchina di 23 anni, allora una macchina di 23 anni può circolare, però deve rispettare questi requisiti. Allora deve essere manutenzionata in condizioni decenti, sempre messa a puntino, ok? Gli fai fare dei controlli, magari la revisione anche ogni anno, ma magari pure anche ogni 6 mesi la fai la revisione. L'importante è che se la macchina sta in quei determinati standard può circolare. Ovviamente, certo, che se una macchina come la mia sta distrutta, mai manutenzionata, fumo della Madonna, no, quella la blocchi, non la fai circolare. Quello dovrebbero fare, no? A priori che la macchina Euro 3 inquina, punto. Cioè, non è così. La macchina mia, io ti assicuro, ti metti in autostrada in quinta, 120, 140. Non senti nulla, silenziosissima, ragazzi. Cioè, non, è una macchina dei 23 anni che è proprio. Ma anche nel ciclo urbano, nel misto, va benissimo. Però, ripeto, purtroppo queste sono le leggi che abbiamo e che dobbiamo fare. Io sul mio canale non vi porterò mai o non vi parlerò mai delle vetture elettriche. Ma ripeto, io neanche ne parlo tanto perché non ho neanche la competenza. Questa è la prima cosa, perché non ho la competenza. Però, io per come ragiono io, ragazzi, magari ragiono male, non lo so. Però una persona che come me è appassionata di motori, di vetture storiche, solo sentendo il profumo degli interni di una vettura storica, come fa ad innamorarsi di una vettura elettrica? È proprio l'opposto, ragazzi, è l'opposto proprio. Cioè, è come se una persona ama andare al mare e improvvisamente lascia perdere il mare e va in montagna. Cioè, è un controsenso, no? Se ami il mare e non ami la montagna, puoi amare al limite tutte e due, però hai sempre una preferenza, ok? Però vabbè, ripeto, ragazzi, allora, tagliamo corto perché altrimenti faccio un video lunghissimo. Questo è un video più che altro per augurarvi auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo a voi e alle vostre famiglie. E ringraziarvi innanzitutto di cuore a tutti perché vi voglio veramente bene, ragazzi. Il canale sta crescendo, siamo arrivati a 3.000, quasi 4.000 iscritti più e meno. E è da solo il merito vostro, ragazzi, per voi, per il vostro supporto che mi date, ragazzi, perché io non ci avrei scommesso 2 lire che sarei arrivato a
a questi iscritti, a queste visualizzazioni, mi riempite il cuore di gioia. Ho fatto quasi 100 video e non posso che essere contento. L'unica cosa che mi rammarica un pochino è che purtroppo, avendo gli impegni lavorativi, non posso stabilirvi dei contenuti, nel senso che posso dirvi, ragazzi, ogni settimana vi faccio 4 video precisi, non ve lo posso dire perché magari in una settimana riesco a farne anche 2 di video e capita a volte che in un mese ne faccio uno di video. Quella è l'unica cosa. Però io ogni volta che faccio dei video ci metto il massimo della passione. Vi aggiornerò poi sugli sviluppi, ok? E che dire, vi mando un abbraccione grandissimo a tutti, amici. Ancora auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. E mi raccomando, non mollate mai le vostre passioni, perché quelle ci aiutano a vivere meglio. Ok, ragazzi? Ciao a tutti, vi voglio bene.